Sono ben 12 progetti che vedono coinvolte oltre 30 piccole e medie imprese e valgono un investimento di 5 milioni di euro. Pointex, prima di chiudere i battenti per le ferie, tira le somme dopo un nuovo anno di attività. Infatti il polo di innovazione tessile della Regione Piemonte, che vede Città Studi come ente gestore, conta sulla collaborazione dell'Unione Industriale ed è un'associazione di imprese, consorzi, organismi di ricerca. Presidente del polo, Massimo Marchi. Direi che è stato un anno positivo perché siamo riusciti ad incrementare gli associati del 36%. Quindi direi una percentuale estremamente significativa che dimostra come stia crescendo l'interesse e l'attenzione verso il polo. Siamo oggi circa una novantina di associati al polo. Tramite e grazie al lavoro del polo sono stati ottenuti finanziamenti per circa 5 milioni di euro, sostenendo all'incirca 45 aziende. Che sono all'incirca il 60-65% delle aziende associate al polo. Abbiamo attivato ben 12 progetti di ricerca, con una media di 4 partner per ogni progetto. Anche questo è un numero significativo, precedentemente erano meno di 3 per ogni progetto, il fatto che siano aumentati a 4 vuol dire che c'è un maggior coinvolgimento, sta formandosi sempre di più la cultura a lavorare assieme, a fare progetti di ricerca assieme, che è anche un po' il desiderio e la volontà di chi lancia questi bandi, cercare di far aggregare le aziende in modo tale che imparino a lavorare assieme. Nel periodo di vita del polo sono state visitate più di 200 aziende, quindi con veramente un impegno importante da parte di chi opera all'interno del polo, e sono stati organizzati 12 Innovation Days. Gli Innovation Days sono degli eventi nei quali vengono a tema, in ogni giornata viene trattato un tema specifico, nei quali ci sono relatori di levatori internazionali e che abbiamo visto proprio suscitare sempre più interesse negli associati e non solo, tant'è che partecipano anche aziende che non sono associate, non solo piemontesi, ma direi da tutta Italia. Quindi direi un bilancio a questo punto direi sostanzialmente positivo, ottimistico. Ecco, una cosa che sicuramente farà piacere molti sentire che si continua a parlare di tessile, ovviamente è un tessile abbinato a una ricerca, è un tessile con delle caratteristiche particolari. Sì, direi che con tessile, conoscere veramente il mondo del tessile non è facile, perché è talmente pervasivo della vita di tutti i giorni che non ci rendiamo neanche conto in quanti aspetti i più inimmaginabili, anche all'interno di un telefonino, di un cellulare, c'è una componente di tessile. E quindi tessile non è solo il tessile tradizionale, che pure è estremamente importante, che pure in Piemonte è estremamente significativo per il peso che ha sull'economia del territorio, sul prodotto interno lordo del Piemonte, sull'occupazione del Piemonte, ma anche è un tessile innovativo. I progetti sui quali per esempio il polo sta lavorando proprio in questi giorni per la presentazione di circa 10 nuovi progetti, va a toccare i campi più disparati, dall'aerospaziale al ferroviario, al cosmetico tessile, al medicale, alla bioedilizia, all'energia rinnovabile, quindi veramente è un universo estremamente ampio che arricchisce e dà prospettiva sempre più interessante al settore tessile. Il futuro? Il futuro è quello che noi riusciremo a costruirci. Quello che conta è avere coscienza del fatto che il settore tessile è un settore che può ancora dare delle prospettive e contribuire a creare ricchezza sul Piemonte. In questo senso è importante che questa consapevolezza sia non solo del mondo imprenditoriale che opera e di chi lavora nel tessile, ma anche degli organi politici che devono prendere delle decisioni, che devono conoscere e sapere esattamente quali sono le potenzialità. Quindi io mi auguro che il futuro, che certamente non è facile, che viviamo in un contesto che è complesso, che ha molte criticità, parlo del sistema economico nazionale e non solo nazionale, direi europeo. Sarebbe però un grave errore pensare che il tessile, perché di questo noi oggi parliamo, non abbia le potenzialità e non debba avere le attenzioni che invece ha. Alla luce di quello che è il mondo anche imprenditoriale, c'è bisogno di queste figure? Assolutamente sì, anzi c'è bisogno sempre più di figure specializzate. Il tessile avrà sempre più bisogno, alle nostre latitudini, diciamo, di cervelli più che di braccia. Quindi la formazione è veramente molto importante, fondamentale.
e in un mondo che dà molto più importanza a ciò che si sente e ciò che appare rispetto a ciò che realmente è importante anche fare comunicazione, almeno per far passare i messaggi giusti, perché sennò molto spesso si accomuna tessile ad un concetto superato e lo si liquida come un settore maturo che non ha una prospettiva. Così non è, invece ci vogliono cervelli, menti fresche, menti giovani, menti che diano il meglio di se stesso per creare e sviluppare quello che dicevamo prima. Dunque il polo di innovazione tessile della Regione Piemonte vede proprio come ente gestore Città Studi. Sentiamo dal direttore di Città Studi, Donato Squara, quali sono le funzioni? Le funzioni del polo sono ovviamente quello di catalizzare le imprese allora, che fanno parte allora, del polo, quindi allora, adesso 87 loro imprese loro associate, cercando di dare loro allora, dei servizi. Il ruolo di Città Studi è stato fin dall'inizio quello di creare questa diciamo senso allora, di appartenenza, allora, di creare questa possibilità di dialogo all'interno allora, del polo. Abbiamo faticato all'inizio perché ovviamente si è trattato allora di un lavoro non facile, abbiamo dovuto lottare e lottiamo tuttora contro una certa serie di burocrazie della regione che impediscono anche alle aziende allora di operare in maniera celere e alle volte sono più gli orpelli, gli obblighi e ovviamente tutte queste cose distraggono le aziende dalla produzione. Abbiamo cercato fin dall'inizio, d'intesa con l'Unione Industriale, di portare avanti un discorso di semplificazione di regole e stiamo cercando di fare un lavoro di relazione all'interno del polo per far sì che i soci si parlino, mettano in comune le loro esigenze e quindi riuscire ad arrivare ad identificare un percorso che si concretizza in un progetto di cui il finanziamento viene richiesto poi alla Regione Piemonte. Quindi il ruolo di Città Studi è un ruolo di facilitatore da un lato, un ruolo di interfaccia, mettere assieme imprese, l'ente pubblico finanziatori, centri di ricerca e le università per cercare di trovare un sistema di dialogo comune. È molto importante in questa azione quello che la visita personale al singolo associato all'impresa per cercare di cogliere quali sono gli effettivi bisogni, per cercare di capire come e se il polo può aiutare l'impresa in questo percorso di approccio all'innovazione, di approccio alla ricerca, e devo dire che i risultati si confermano abbastanza incoraggianti. Abbiamo intrapreso alcune iniziative specifiche come gli Innovation Days, che sono delle occasioni per far capire cosa in altri settori allora viene fatto in un ambito di ricerca e di innovazione e che ricadute queste ricerche di altri possono avere nell'ambito anche del settore tessile. Quindi devo dire un ruolo di, come ho detto allora prima, di mettere loro in contatto, quindi sostanzialmente dare un punto di riferimento. Un ruolo non marginale e devo dire anche quello di fare un po' da cassa, fare un po' da banca, nel senso allora che anche la quota allora che le aziende pagano, una quota fissa e una quota variabile in relazione ai finanziamenti ricevuti, ovviamente non stressiamo le aziende per averla, cerchiamo ovviamente anche visti i tempi di crisi di averla solo quando le aziende possono allora pagare, quindi anche qui grazie devo dire alla lungimiranza del nostro consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio che ci aiuta in questa azione riusciamo a cercare di dare un aiuto. Questo è molto importante perché ripeto rispetto ad altri poli molto più blasonati come poli energetici, poli dell'informatica, poli della meccatronica, ecco noi veniamo e dobbiamo costruire un sistema di relazione di abitudine alla ricerca che altri non hanno. Io spero vivamente che la Regione tenga conto di questo perché è uno sforzo non da poco, ma soprattutto che tende a valorizzare un settore tessile, quindi che non deve essere considerato come maturo ma come ricco e foriero di una potenziale innovazione che rappresenterà comunque nel bene o nel male per il biellese una nicchia allora di occupazione importante. Ecco, infatti si torna praticamente a parlare di tessile, ovviamente con un'ottica ben diversa, perché l'ottica è proprio nella ricerca. Si deve cercare di adeguare un po', sia nel tessile tradizionale attraverso una maggiore funzionalizzazione di quelle che sono le proprietà allora, dei tessuti, e sia attraverso il tessile tecnico, che dove invece si spalanca un mondo completo che va da vari allora, settori. Allora, abbiamo dei progetti che effettivamente testimoniano questa necessità, anche da parte di altri settori, da parte del settore delle costruzioni, del settore dell'arredamento, del settore edile, del settore navale, del settore, ecco, molti che hanno bisogno proprio anche, utilizzano proprio il settore tessile. Ecco che ovviamente si spera di poter fare questa fase di transizione per cui anche il passaggio ad un tessile tecnico più organizzato si spera possa avvenire attraverso anche il polo dell'innovazione, attraverso questi finanziamenti e attraverso una maggiore sensibilizzazione dell'ente pubblico che deve
aiutare questo passaggio e questa trasformazione, così come in altri stati europei è stata da tempo accompagnata. Direttore, lei il futuro come lo vede? Il futuro, se c'è impegno, io lo vedo positivo, nel senso allora che ci sono una serie di opportunità date da questa internazionalizzazione, dal fatto anche di certa una consapevolezza in certi ambiti, nell'ambito della sostenibilità, del benessere, in cui sicuramente il tessile può giocare un ruolo importante. Così come vedo un processo, allora da tutte le crisi insomma si viene fuori sempre cercando di lasciare da parte quelle che sono le cose meno importanti, cercando di concentrarsi su quelle che sono davvero gli aspetti strategici. L'aspetto della relazione, l'aspetto del mettersi insieme per fare ricerca e innovazione secondo me è molto importante. Quindi è un futuro sicuramente di maggiore impegno. Quindi è un futuro non rosa, è un futuro sicuramente in salita, ma c'è un futuro, ecco, non c'è il baratro dopo la salita, ecco, penso che dopo la salita allora ci si possa allora aspettare, non dico una discesa, ma comunque un bel pianoro, un bel altopiano, allora dove poter insomma stare bene e dove poter riprendere anche noi come biellese quello che eravamo una volta. Ecco, con degli ambiti, dei target diversi, siamo all'inizio di un cammino, Cittastudi è consapevole di questo, assieme all'Unione Industriale sta facendo un bel percorso di collaborazione per cercare con le imprese soprattutto questa sinergia, supportato come ho detto anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio che c'è sempre al nostro fianco, al fianco delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, per supportarle. I